Penso che sia tempo di cambiare radicalmente le logiche e i paradigmi della progettazione sismica. Ovviamente per progettazione non intendo solo le nuove opere, ma intendo la valutazione dell'esistente e i modi per progettare interventi di rinforzo. Credo che sia tempo di farlo perché nel passato abbiamo sempre costruito su quello che ci faceva un giorno prima o 10 giorni prima, continuando a elaborare criteri e modi che non hanno mai ripreso dall'inizio le maggiori comprensioni degli eventi e le maggiori comprensioni delle risposte alle strutture. La guida che è sempre stata utilizzata è stata sostanzialmente una sola, e cioè evitare il collasso o comunque rendere il collasso un evento relativamente poco probabile. Questo è evidente che è fondamentale, ma è insufficiente. E anche laddove nelle norme si parla di ridurre lo spostamento interpiano, comunque di andare a controllare parametri che riducano il danno, questo viene sempre fatto ex post, viene sempre fatto su qualche cosa di progettato. Tutto questo si può cambiare radicalmente. Si può cambiare radicalmente mettendo in conto anche elementi che fino ad oggi non sono stati considerati. Visto che adesso ho 4 minuti e domani mattina 1 ora, faccio un esempio e valga per tutti. Se facciamo il conto monetario di quanto costa tenere chiuso un ponte importante per un giorno, l'ordine di grandezza che ne esce è dell'ordine delle centinaia di migliaia di euro. Il che significa che tenere chiuso un ponte su cui c'è un traffico importante per un periodo che va dai 4 mesi all'anno costa tanto quanto l'intera ricostruzione del ponte. È evidente dunque che se le cose stanno così, non si può più parlare di costo di riparazione, si deve parlare di un costo di riparazione integrale in cui l'importanza di un evento cambia. Cambia perché se un giunto che ho installato in un ponte per problemi termici viene distrutto da un evento sismico anche di scarsa importanza e devo chiudere quel ponte per una settimana, io sto perdendo 1 milione di euro e quel giunto magari costa 1/3 di questa somma. Dunque questo deve entrare nella progettazione, deve entrare nelle logiche della progettazione. È necessario che quando si progetta si sappia che cosa succederà anche a bassa probabilità e che si possa quindi valutare se è opportuno o meno spendere una certa somma in più per rendere meno probabile un certo evento. Questo vuol dire rivedere le logiche con cui si calcola o si misura l'input, con cui si misura il moto al terreno, vuol dire rivedere la logica con cui si considera la risposta delle strutture, sia esso un ponte come l'esempio che facevo poco fa. Se volete potrei fare un conto nel 42 secondi che mi restano di quanto è costato tenere chiuso o non funzionante il ponte di Genova e quanto si sarebbe potuto risparmiare se fosse stato riaperto in 6 mesi invece che in 2 anni, circa 3 volte il suo costo di costruzione.